Buongiorno, siamo qui nella palestra Body Shape con Dina per la nostra rubrica Un giorno, un allenamento. L'esercizio che andremo a trattare oggi riguarderà sia la parte inferiore e la parte superiore. Sarà un piccolo esercizio combinato. Prima ve lo mostreremo separato e poi cercheremo di farlo insieme. Come primo esercizio, Dina partirà dalle gambe leggermente divaricate. Ricordatevi sempre la larghezza del bacino. Da questa posizione una gamba scivolerà dietro e andrà a flettere il ginocchio verso il basso e ritornerà in piedi e in avanti. Faremo 5 ripetizioni, vai Dina, per gamba. Prima iniziamo con la gamba destra, sinistra, quello che volete, tanto poi le dobbiamo comunque lavorare entrambe. E 5. Adesso cambiamo gamba e lavoriamo con l'altra. Scivola la gamba, una piccola flessione, quindi un piccolo affondo e ritorno. Cerchiamo di tenere il tallone della gamba dietro, vai Dina, leggermente sollevato e ritorno. Adesso ve lo mostriamo da un'altra prospettiva, ok? Andiamo con questa gamba indietro, vedete? Il tallone è sollevato, il ginocchio è flesso. Quando lei ritorna per stendere la gamba, fa scivolare il piede in avanti. Okay? Lo rifacciamo l'ultima volta, quindi abbiamo fatto 5, fallo Dina, grazie, 5 ripetizioni con la gamba destra, vedete il corpo rimane perpendicolare al pavimento, e 5, grazie, ripetizioni con la gamba sinistra. Adesso secondo esercizio riguarda la parte superiore. Dobbiamo semplicemente portare un braccio all'altezza della spalla e ritornare giù. Questo esercizio sarà eseguito per 5 ripetizioni. Braccio destro, esatto, e 5, e 5 ripetizioni per il braccio sinistro. Le spalle sono semplicemente bene aperte, il corpo è in stazione retta, 4 e 5, bene. Adesso eseguiremo i due esercizi insieme. Ve lo mostriamo prima frontali e poi ci metteremo di lato. Ricordo le gambe leggermente divaricate, scivola il piede dietro, fa una piccola flessione giù, ritorna su e sollevi il braccio opposto. Scivola il piede dietro, il braccio scende, sollevi il piede e sollevi il braccio. 5 ripetizioni, piccolo affondo. Il piede ritorna, sollevi il braccio. L'ultima ripetizione, siamo a 5. La gamba scende, il braccio sale. E vi fermate. Cambiamo gamba, altre 5 ripetizioni. In totale sono 10. Quindi scivola la gamba ritorna e sollevi il braccio opposto alla gamba che è andata dietro. Torna la gamba, sollevi il braccio. Le ultime due ve le facciamo vedere lateralmente. La gamba scivola dietro, vedete il tallone sollevato, il ginocchio leggermente flesso, lei è scesa molto, ma io posso, se non riesco, anche scendere meno, ancora meno, posso anche ecco, rimanere qui, in base ovviamente al dolore all'anca, al dolore al ginocchio. Ritorno su con la gamba e si solleva il braccio, vedete, opposto alla gamba. L'ultima ripetizione e ritorno su e mi fermo. Anche qui posso recuperare muovendo leggermente le spalle perché magari il muscolo si è un po' stancato, muovendo anche le gambe da una parte
e dall'altra e ripeto l'esercizio un'altra volta. Vi ricordo 5 ripetizioni con la gamba destra, braccio sinistro e 5 ripetizioni con la gamba sinistra, braccio destro. Grazie per essere stati con noi.